Fine della sperimentazione di Via Roma pedonale, insieme al sindaco di Cagliari Massimo Zedda, tracciamo un bilancio. Come è andata? Abbiamo degli elementi positivi e degli elementi negativi che sono stati rilevati in queste settimane dai sensori che erano posizionati o da quelli che abbiamo posizionato per valutare i flussi di traffico. Abbiamo un problema di accumulo ulteriore sulla piazza Costituzione, via Regina Margherita, che è una questione che va risolta in ogni caso, al prescindere e al di là della via Roma pedonale, perché ormai il numero di veicoli, di automobilisti e di pedoni in transito tra via Vanno e via Garibaldi determina un blocco del traffico. L'altro elemento è viale La Playa. L'uscita dalla via Roma, lato Porto, verso via Riva di Ponente, quindi l'intersezione tra via Sassari, la parte bassa di via Sassari, dietro la piazza Matteotti, dietro l'Arst, è un altro nodo da risolvere. Abbiamo invece avuto dei benefici e dei miglioramenti del traffico nel largo Carlo Felice, in viale Trieste e in viale Diaz. Il futuro di via Roma è pedonale? Beh, sicuramente non domani, però questi studi, lavoreremo su questi dati, lavoreremo su questi studi. Sarebbe stato facile organizzare una pedonalizzazione di 15 giorni organizzando ogni sera un'iniziativa, avremmo alterato però la sperimentazione. La verità è che siamo voluti arrivare addirittura all'apertura delle scuole perché fosse vera e reale la sperimentazione, e vedremo nel futuro, non sicuramente una pedonalizzazione nelle prossime settimane, ma se guardo alla città del futuro penso a una pedonalizzazione della via Roma, ovviamente animata, riqualificata, con interventi in corso della metropolitana e con la metropolitana leggera, quindi non domani ma nel futuro. Se immagino la città fra 10 anni, immagino una realtà totalmente diversa rispetto a quella attuale.